Il rombo dei motori che sentite in sottofondo fanno da colonna sonora a quello che è appuntamento, secondo appuntamento della terza edizione della Saga dei Ricci a Torre dei Corsari ad Arbus. Si tratta di una grande riunione di tanti centauri amanti delle due ruote che si sono ritrovati qui a Torre dei Corsari provenienti da tutta la Sardegna. Come abbiamo detto, sono arrivati da ogni angolo della Sardegna per partecipare a questa edizione, a questa seconda parte della terza edizione della Saga dei Ricci. Sono i centauri, sono gli amanti delle ruote che alle mie spalle stanno arrivando per partecipare a quello che è definito motoricciando. Siamo in compagnia di Stefano Lasi, l'organizzatore di questo motoraduno, perlomeno dell'arrivo di tanti centauri, tanti appassionati delle due ruote. Avete contato più o meno quanti sono quelli che provengono, da dove provengono e quanti sono quelli che vengono oggi a Torre dei Corsari? Allora, buongiorno, prima di tutto mi presento Stefano Lasi, il titolare dell'agenzia che organizza gli eventi in Sardegna, l'Eventi Project, presidente dell'unico motoclub in Italia di Marco Simoncelli e responsabile della Fondazione Marco Simoncelli. Oggi qua come prenotazioni solo noi abbiamo circa 350 prenotazioni, però tra quelli che stanno venendo che non hanno prenotato, curiose tutto quanto, le moto si aggirano intorno alle 500-600 moto. Abbiamo ogni posto di Torre dei Corsari strapieno di moto, non sappiamo più dove metterle, quindi poi il tempo ci ha anche aiutato, grazie a Dio, tutto qua. Una passione, quella delle due ruote, che ovviamente colpisce anche te, insomma, come nasce questa idea anche di poter portare in giro per la Sardegna e quindi far conoscere anche i posti che forse solitamente non si frequentano, anche fuori stagione, perché non è estate. Sì, assolutissimamente, è nata tutto dopo la tragica morte di Marco Simoncelli, quindi essendo già appassionato di moto, con dei ragazzi abbiamo organizzato questi eventi così in giro. Adesso ci chiamano tutte le prolocole, i comuni che vogliono organizzare motoraduni nei loro paesi, le sagre. Noi siamo sempre a disposizione di tutti, grazie a Dio. Una moto in particolare che ti ha colpito, che colpisce, insomma, o qualche particolarità, qualche aneddoto? No, beh, io da buon ducatista guardo le Ducati ovviamente, però tutte le moto, non esiste una moto più bella o moto più brutta. C'è questo esemplare qua, come vedete, è un sidecar della Seconda Guerra Mondiale. Ed è bellissimo, è solo da ammirare.
Siamo con Antonio Ecca, sindaco di Arbus, seconda giornata della terza edizione della Saga dei Ricci. Questo secondo appuntamento è il motoraduno, viene definito motoricciando, stanno arrivando in tantissime tutta la Sardegna, segno che comunque la giornata aiuta, ma anche il bel panorama non dispiace. Sì, abbiamo approfittato di questo evento del motoraduno per proseguire la giornata della terza Sagra dei Ricci, che è avvenuta il giorno del 27 marzo, oggi si ripete. Anche oggi la giornata è fantastica e sta portando in questo territorio tantissimi appassionati non solo delle moto ma anche del nostro territorio, che già ha avviato la stagione estiva, la stagione turistica, e con la riapertura di tutte le attività, sia quelle presenti nel villaggio di Torre dei Corsari, ristoranti, alberghi, bar eccetera, sia quelli che sono presenti nella spiaggia, e quindi tutti i centri balneari che già operano da qualche settimana e possono offrire il servizio. Questa giornata ancora una volta è organizzata in collaborazione con il Comune, con grande contributo della Proloco, che è il principale organizzatore, la Proloco di Arbus, insieme alle associazioni Torre dei Corsari, Condominio Torre dei Corsari, la Comunione Torre dei Corsari e il grande contributo della scuola alberghiera, anche oggi presente, così come è avvenuto nella precedente giornata del 27, dà un grande aiuto alla riuscita dell'organizzazione di tutta la festa. Motoricciando, parliamo della Saga dei Ricci più in generale, però sia la Proloco ma anche l'Associazione dei Torri dei Corsari, comunque tutte le associazioni coinvolte e patrocinata anche dal Comune di Arbus, è attiva, nel senso che poi alla fine vediamo tanti gli eventi che sono in calendario. Sì, esatto, moltissimo impegno da parte di queste associazioni. La Proloco è fondamentale per la riuscita di tutte le manifestazioni con il suo grande impegno. Approfitto anche delle altre manifestazioni che saranno presenti lungo il nostro territorio, a partire già dalla settimana prossima, il giorno 17, importantissimo l'autoslalom tra mare e miniere, che si terrà ad Ingurtosu, tra Ingurtosu e Piscinas, e in quel caso lì per gli appassionati di automobilismo, e interessiamo un'altra parte della costa, sempre molto molto bella, che è quella più a sud, che riguarda le dune di Piscinas e il borgo minerario di Ingurtosu. Anche nella domenica, nella giornata del 1° maggio, lo stesso borgo minerario di Ingurtosu sarà interessato da un grande evento in occasione della giornata della festa del lavoro, e anche in quel caso lì un grande contributo verrà dato dalle associazioni, in modo particolare dalla Proloco, che si preoccuperà di organizzare tutti gli aspetti logistici della giornata per la buona riuscita. Quindi io invito tutti quanti a partecipare a questo evento del prossimo dell'autoslalom, che si terrà ad Ingurtosu, e poi successivamente a quello del 1° maggio.
Siamo con Giusy Vargiu, presidente della Proloco di Arbus, una seconda giornata della terza edizione della Sega dei Ricci, due giorni di grande successo, quella di Pasquetta e quella di oggi. Sì, siamo veramente felici e soddisfatti di tutte le presenze che ci sono state anche oggi, soprattutto collegata anche al motorraduno. Stiamo parlando di solo di ticket, mille persone che hanno accesso poi al pasto, quindi contiamo un 2000 presenze solo col motoraduno, senza contare che abbiamo anche i ristoratori che sono soddisfatti perché hanno il pianone anche loro. Un'iniziativa questa che nasce anche dalla voglia della Proloco di Arbus di dare linfa, dare vita a un condominio, quello del Torre dei Corsari, che non è solo estivo, di fatto è tutto l'anno. Sì. Allora, la Proloco insieme alle altre associazioni di Torre dei Corsari sta promuovendo una sorta di promozione del territorio, quindi la sagra non è fine a se stessa, è fine proprio al territorio, quindi cerchiamo di pubblicizzare attraverso la sagra il territorio stesso. Non solo d'estate, quindi viverlo tutto l'anno? Tutto l'anno, sì, tutto l'anno. Quindi anche quest'estate cercheremo di, con altre manifestazioni importanti, tra cui anche altre sagre e non solo, cercheremo di portare più persone possibili, anche finalizzato proprio alla scoperta di questo territorio che, come avrà visto, le spiagge sono bellissime. Anche il mare è un mare spettacolare che ancora oggi non è ancora conosciuto all'interno della Sardegna stessa.